La domenica dei paradossi ad unire Perugia e Fiorentina. D'obbligo vincere per rimanere aggrappati ai rispettivi obiettivi, ed invece è pareggio, sintesi perfetta delle contraddizioni delle due squadre. I rimpianti degli Umbri nascono dall'aver solo adesso trovato il modo di reagire alle difficoltà. L'espulsione di Materazzi dopo 24 minuti in altri tempi li avrebbe avviliti. Oggi invece causa una scossa che potrebbe ancora condurli alla salvezza. La Fiorentina, al contrario, si interroga su perché fallisca gli appuntamenti che contano. Le grandi squadre sono ciniche e non sprecano nulla, come invece fa Battistuta prima, e poi Rui Costa. Proprio loro, che De Viola sono i leader e non solo per le qualità tecniche. Insomma, la storia dell'1-1 è tutta qui. Prendiamola così, un punto per uno che forse non vale a nessuno dei due, però questo è il calcio. Certo che rimane poi lo spazio per altri racconti, piccoli drammi nel caso di Baiano. Entra in campo per vivacizzare l'attacco e si ritrova a poter sfruttare quel capitale che Oliveira costruisce confondendo le idee a Bucci. Ma coi rigori la Fiorentina quest'anno ci prende poco, lo scugnizzo non fa eccezione. So che i tifosi probabilmente ce l'avranno con me, io sono un professionista, mi assumo le mie responsabilità. Era un momento delicato della partita e non mi sono tirato indietro come ho sempre fatto. Quarto d'ora finale che concentra le emozioni a lungo negate. Viola in attacco, magari confuso ma continuo. Perugia che pare invece attendere solo che la bufera passi. Ma la bufera avviene nell'area di Toldo, quasi in conclusione. Amoruso e Negri vanno a contatto e Peretto decide che la sua 200ª gara in Serie A meriti un secondo rigore. Anche qui batte chi era stato a lungo in panchina, e dunque Pizzi, ma con esiti ben diversi rispetto a Baiano. Tutto deciso con l'1-0? Niente affatto. La Fiorentina nel caos ci sguazza e tanto combina che quando si è già in recupero trova in Robbiati il solito uomo della provvidenza. Che gli Umbri protestino chiedendo il fuorigioco o che il pubblico si arrabbi è un altro discorso. Scala guarda in un'altra direzione. Quando non ti accompagna un po' di fortuna c'è il rischio che alla fine accetti passivamente la situazione, ed è quello che non vorremmo fare. Siparietto finale per un addetto al campo che fa infuriare Pairetto con parole graffianti come offese. Ma Pairetto di guastarsi la domenica non ne ha voglia. Vuoi raccontare cosa è successo all'imbocco del sottopassaggio dopo la partita? Nulla, dico niente. Abbiamo solo parlato con un altro signore, nessun problema. Arrivederci di nuovo. E allora su Perugia Fiorentina può finalmente calare il sipario.